Ciao a tutti, bentornati sull'Antimeta, siamo il Lorenz E Robe. e oggi portiamo le modifiche al mazzo Lascito delle Leggende con la comandante di Ada Vincolatrice di Volontà. Porteremo 10 carte da mettere e 10 carte da togliere. Partiamo col dirvi subito di passare in descrizione a vedere tutti i nostri social perché abbiamo i canali Telegram e Discord. E vi ricordiamo che siamo in collaborazione col Fantasia Store, quindi in descrizione tutti i link e le spiegazioni del caso. Partiamo rileggendo Diada, insomma, che così ci rinfreschiamo la memoria anche per chi non la conoscesse. In descrizione ci sono anche i link all'unboxing del mazzo per vedere tutte le 100 carte. Allora, costa 4, rosso, bianco, nero, entra a 5 fedeltà, col più 2, fino a una creatura leggendaria bersaglio a cautela, legamentare e indistruttibile fino al tuo prossimo turno. Col meno 3, rivela le prime 4 carte del tuo grimorio, aggiungi alla tua mano un qualsiasi numero di carte leggendarie scelte tra esse e metti le altre nel tuo cimitero. Crea una pedina tesoro per ogni carta messa nel cimitero in questo modo. E col meno 11, per il controllo di tutti i permanenti non terra fino alla fine del turno, stappali e hanno rapidità fino a fine turno. Bene, quindi Ada naturalmente può essere il nostro comandante. Partiamo subito. La prima carta che toglieremo è Kali Zev, Predona di Avionavi. Costa 2 o 1-3 attacco improvviso minacciare che quando attacca crea Ragavan 2-1 scimmia pedina tappata attaccante che verrà esiliata a fine del combattimento. Kali Zev è una carta molto forte, però nei formati a 60 carte, nei mazzi rossi aggressivi, in un mazzo Commander non sposta per niente gli equilibri, anche No. perché con Diada se la potenziamo. Sì, è indistruttibile, però fa uno con legame vitale, facciamo solo una vita e minacciare, insomma, non è che sia tutta questa gran roba. Infatti. Mentre invece abbiamo Adeline, Katara Splendente, che da caccia di mezzanotte, è una creatura a costo 3, è un X4 cautela, che dice che la sua forza è pari al numero di creature che controlliamo. E in più, quando attacchiamo, per ogni avversario creiamo un umano 1-1 tappato attaccante quel giocatore o un planeswalker che controlla. Quindi quando attaccheremo si potenzia già Esatto. ulteriormente. Quindi un'ottima E le aggiunta. pedine Esatto, restano, se sopravvivono alla comba, le pedine a restano. differenza di Ragavan, queste pedine se non vengono distrutte rimarranno sul campo di battaglia ad aumentare il nostro esercito. Toglieremo anche Alesha che sorride alla morte, creatura a costo 3, è un 3-2, attacco improvviso che quando attacca possiamo pagare doppio ibrido tra bianco e nero. Se lo facciamo rimettiamo sul campo di battaglia una creatura con forza pari o inferiore a 2 tappata attaccante dal nostro cimitero. Questa la toglierei perché non ci sono tantissime carte con forza pari o inferiore a 2 nel nostro cimitero e comunque rianimarle non sarebbe un così grosso vantaggio. Molto più forti invece i lancieri d'Italia, che se non mi sbaglio questa qui dovrebbe essere Luna Spettrale, se non mi sbaglio. Sì, forse. Comunque vabbè, costa 5 un 4-4 con attacco improvviso, che è già meglio potenziare questo rispetto, con Diada rispetto ad Alesha. E quando entrano possiamo tutorarci insomma una carta leggendaria e aggiungerla alla mano. Quindi molto molto bello perché insomma un mazzo basato sulle carte Leggendario, leggendarie. esatto. Terza carta da togliere, Bel'Borka, Sergente Spettrale. Costa 4, un X5 e dice: prendi nota del valore di mana di ogni carta mentre viene messa in esilio. E già quando c'è da prendere nota non mi piace, Se la far complicato, casino qua. perdita di tempo. La forza di Bel'Borka è pari al numero maggiore annotato in questo turno. E all'inizio del tuo mantenimento puoi esiliare la prima carta del Grimorio e puoi giocare quella carta in questo turno. È carino che ci esilia e ci fa giocare una carta, però insomma non è tutta questa roba. Molto meglio mettere un'Aurelia alla condottiera, che è una carta bomba, che naturalmente se ce l'avete bene, se no comunque anche recuperarla non penso che sia una cifra così elevata. Sta Boh, non mi di ricordo. fatto che comunque è una carta molto forte, perché a costo 6 è un 3-4 che ha volare, cautela e rapidità, che possiamo dargli anche indistruttibile legame vitale grazie a Diada. E dice che ogni qualvolta Aurelia attacca per la prima volta in un turno, stappa tutte le creature che controlli e dopo questa fase c'è una fase di combattimento addizionale. Mica male. Quindi molto forte. Toglieremo anche Anafenza, Spirito dell'Albero Atavico, costa un doppio bianco ed è un 2-2. E dice ogni qualvolta un'altra creatura non pedina entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, sostieni uno, ovvero metti un +1/+1 su una delle creature con la costituzione più bassa, che non è un effetto così, cioè è lento. Devi per forza far entrare un'altra creatura, Sì, esatto. quindi non è che sposti così tanto gli equilibri come invece lo fa Elesnorn, il Gran Cenobita.
Pretore con cautela, le nostre creature hanno più 2 più 2, quelle degli avversari meno 2 meno 2. Anche il Gran Cenobita è una carta che costa comunque un pochettino. Certo che se la prendete perché non ce l'avete, è un investimento valido perché comunque è una carta che sta bene in tutti i mazzi col bianco. Sposta l'equilibrio questa. Perché ci dà un gap di 4 dalle nostre creature a quelle dell'avversario, quindi. Quando è dannatamente odioso quando giochi una creatura e l'avversario ha questo Elesh Norn, la tua creatura ha costituzione 2, entra e muore, basta. Esatto, c'è cioè Non proprio. resta niente in campo. Elesh Norn, insomma, ci sta poi, creatura leggendaria, insomma, diciamo che in questo mazzo qui ci sta ancora meglio. Poi fa fuori i mazzi pedina in Sì, maniera davvero, spettacolare. li decima subito. Oh, altra carta da togliere è il Monumento a Bontu, che è un artefatto a costo 3 in colori, naturalmente, che ci sconta di 1 le magie creatura nere che lanciamo, e quando lanciamo una magia creatura nera, ogni avversario perde una vita e noi guadagniamo una vita. Oh, io lo toglierei perché non è che dà così tanta velocità al mazzo, anche perché non sono solo creature nere, e poi l'effetto di togliere una vita e guadagnarne una è forte, però non così tanto. Preferirei mettere una creatura forte in più come Liesa, l'Arcangelo Dimenticato, sempre da caccia di mezzanotte, che comunque costa 5 ed è un 4-5 volante legame vitale. E in più, ogni qualvolta un'altra creatura non pedina che controlliamo muore, la possiamo far tornare in mano al suo proprietario all'inizio della prossima sottofase finale. Se una creatura controllata da un avversario sta per morire, invece la esiliamo, quindi. Doppio vantaggio a noi, svantaggio agli altri, quindi è fortissima questa. Esatto, elimina dei cimiteri le cose degli avversari e ci permette di rigiocare le nostre creature leggendarie riprendendole in mano. Stesso discorso per il Monumento d'Azore, che forse è ancora più scarso di quello di Bontu, perché Sì, infatti. ci sconta quelle rosse e quando lanciamo creatura possiamo scartare una carta e poi pescare. Quindi c'è neanche che prima peschi e poi scarti, cioè proprio devi prima scartarla e poi peschi, Sì, quindi infatti, ancora più schifo. debole. Anche questo lo toglierei per mettere una carta di Dominaria Unita, che è Ratadarabic di Urbog, è uno zombie a costo 4-3-3 con cautela e Tegida 2, che dà cautela a tutti gli altri zombie. E ogni qualvolta un'altra creatura leggendaria che controlliamo muore, creiamo una pedina copia di quella creatura, tranne che è leggendaria ed è uno zombie 2-2 Tranne che nero, non è leggendaria. Quindi scusa, tranne che non è leggendaria, ed è uno zombie 2-2 nero in aggiunta ai suoi altri tipi e colori. praticamente ci muore una creatura, torna una pedina che è uguale a quella creatura. Sì, sarà un 2-2, avrà cautela sempre finché abbiamo Ratadabric, però se Se abbiamo ha un effetto nuovamente, forte, abbiamo quell'effetto. se ci fanno fuori Gran Cenobita, ritorna il Gran Cenobita, insomma, Esatto. questo tipo. Shuku Ammantato d'Onore è un altro artefatto da togliere, perché a costo 3 ci aggiunge Un un mana di incolore. colore, possiamo tappare un permanente leggendario per stappare lo Shaku. Va bene, sì. Possiamo fare un po' più mana, che in questo mazzo comunque ce n'è bisogno perché non sono colori che rampano, però penso che sia meglio la spada dell'animista, che a costo 2 ci potenzia di 1 la creatura equipaggiata e quando attacca possiamo rampare una terra base e metterla tappata sul campo. Esatto, questo è molto molto È meglio. un effetto che ci dà anche sicurezza grazie ad Iada, perché se la nostra creatura sarà indistruttibile con cautela, e attaccheremo molto di più a cuor leggero perché avremo sempre Esatto. un indistruttibile che poi para anche e che ci fa rampare. Quindi la spada dell'animista qua è proprio, cioè, va via tranquilla, non ci sono problemi che magari ti fanno fuori la creatura, devi riequipaggiarla. Esatto, quindi è molto meglio. Tenza Maglio di Godo è un altro artefatto che non mi piace. Costa 3 equipaggi a 1, la creatura prende più 1, fintanto che leggendaria prende un più 2 addizionale e se è rossa anche travolgere. Va bene, non è male perché comunque un mazzo di leggendaria dà sempre un più 3 e forse anche travolgere, equipaggia ad 1 che comunque è poco, però un più 3 travolgere se è rosso non è che sia tutto questo super effetto. Esatto. Come invece lo è la Cittadella di Bolas, qui costa 6. Ma ci fa guardare la prima carta del Grimorio in qualsiasi momento, possiamo giocare quella magia e lanciarla pagando punti vita convertiti pari al suo costo di mana, che grazie a Diada con il legame vitale sempre Ci dà molta vita questo e mazzo. ci permetterà appunto di non avere problemi di vite da pagare con la cittadella, quindi è un'aggiunta che ci vuole.
In più, beh, tappandolo, sacrifichiamo 10 permanenti non terra, ogni avversario perde 10 punti vita. Potrebbe anche essere una un'ipotetica chiusura, esatto, a partita molto avanzata. Altra carta da togliere è la spada del prescelto, che è un artefatto a costo 2 che dice tappa una creatura leggendaria, prende più 2 fino alla fine del turno. Non è così essenziale. Che non è che sia tutta sta gran roba. Anche perché comunque, cioè, potenzi una creatura, gli dai più 2 fino alla fine del turno, è vero che puoi tapparlo senza pagare costi, però insomma... Non sono quei due lì, secondo me, che spostano l'esito di un combattimento in Commander. Mentre invece Ricerca della Gloria è un ottimo tutore per carte leggendarie, perché ci fa rampare, beh, si dice permanente neve, saga o una carta leggendaria, quindi è un tutore apposito per questo mazzo. Costerà anche pochi spiccioli, perché da Kaldheim una carta così non è molto utilizzata. E ce la mette in mano, naturalmente. Poi, vabbè, se hai speso mana neve puoi guadagnare vite, però insomma, chi se ne frega, è già buono a costo 3 tutorarsi una creatura leggendaria. Esatto. Toglieremo anche Giorno del Destino, che è un incantesimo che dà un più 2 passivo a tutte le nostre creature, ma costa 4 permette di dannare, perché comunque di rimozioni non ce ne sono tantissime in questo mazzo, e dannare costerà, sì, un pochettino costerà, non penso una cosa esagerata, però è versatile, perché puoi spaccare una creatura e non può essere rigenerata a costo 2, oppure col sovraccarico a costo 4 le spacca tutte e non possono essere rigenerate, quindi esatto. Ma è molto meglio. Molto meglio dannare. Queste sono le 10 modifiche che abbiamo pensato per l'ascito delle leggende. Hai da aggiungere qualcosa? No, sembra, a parte che sembrava girare già abbastanza bene da solo, senza modifiche. Però con queste modifiche mirate sicuramente sarà molto più aggressivo, perché quelle carte che abbiamo tolto erano un po' sottotono. Sì, non erano carte proprio da Commander, diciamo. Erano messe lì per fare numero, forse. Niente, allora concludiamo così questo video. Vi auguriamo una buona domenica e seguiteci in settimana per le modifiche di Jared Cartalion e Esatto. per un nuovo mazzo Commander che non avete ancora visto qui sul canale. Quindi dall'antimeta è Al tutto. prossimo video.